Bene. Ciao Peppe. Ciao Gaio. Ciao Peppe. Ciao. Dunque, patenti, patenti, punteggio o patenti? Ok. Allora, iniziamo a vedere tutti i tipi di patente, non tutti perché quelli che non rientrano nel quiz, non ci interessano, le patenti superiori, non vengono menzionate sul quiz, vengono menzionate tutte le patenti per le moto e per... quindi la patente A, A1, A2, e AM e la patente B, BE e B96. Allora, iniziamo con quelle più piccoline, che sono appunto la patente AM, che sono quella per i ciclomotori. La 1 per le moto fino a 125 cm cubi, la 2 per le moto fino a 35 kW di potenza e la A per le moto senza nessuna limitazione. Perfetto, allora patente AM, 14 anni, quindi già 14 anni, chi volesse iniziare a guidare un veicolo a motore ha la possibilità. Cosa può guidare poi a 14 anni? Prendendo la patente AM, AM vuol dire proprio la patente per i motorini. Può guidare ciclomotore a due ruote, quindi classici motorini piccolini. Il ciclomotore a tre ruote, denominato anche triciclo leggero. Un attimino che... Ok. Quindi triciclo leggero e la macchinina, quella che voi chiamate macchinina, che è il termine tecnico giusto, è ciclomotore a quattro ruote o quadriciclo leggero. Definite appunto per il numero delle ruote, triciclo perché ha tre ruote, quadriciclo perché ha quattro ruote. Attenzione, quando sono piccoli, che si possono guidare a 14 anni, hanno come aggettivo che li accompagna l'aggettivo leggero, perché sono più piccoli rispetto agli altri, che sarà solo un triciclo, quadriciclo. Ok? Comunque, 14 anni è sufficiente, devo fare chiaramente l'esame di teoria e l'esame di guida. Non è valida in tutti i paesi dell'Unione Europea, come la patente B che vale su tutti i paesi, questa qui invece vale solamente in Italia a 14 anni, perché l'Italia o forse la Spagna, adesso non mi ricordo, comunque l'Italia di sicuro è l'unico paese che dà la possibilità ai 14enni di guidare un veicolo motore. In Francia bisogna già avere 16 anni. Quindi solamente in Italia si possono guidare questi ciclomotori a 14 anni. Caratteristiche però. Visto che radiamo un ragazzino piccolino, abbiamo una velocità limitata massima di 45 km/h e una potenza massima consentita di 4 kW. Quindi il mio veicolo deve rientrare in queste categorie qua. Non avere più potenza di 4 kW e una velocità di 45 km/h. Tutti i motorini che vendono, infatti, sono tutti più potenti. Sono depotenziati per il mercato italiano, perché non è che una casa costruttrice faccia un motorino per la Francia, un motorino per l'Italia e cambi il motore. Il motore è sempre lo stesso, più potente. Hanno per l'Italia, per il mercato italiano, hanno delle strozzature per quanto riguarda il getto del carburatore, per cui non può superare i 45 km/h e viene, diciamo, abbassato a 4 kW di potenza. Cilindrata 50 centimetri cubi. Ok, perché normalmente tutti i 50 centimetri cubi originali, anche quello che ho io per le lezioni, se non ci fossero le strozzature, ma arriverebbe tranquillamente 80-90 km/h. Proprio per il mercato italiano, chiaramente sono depotenziati. Vieni, ciao. Va bene, non importa. Poi andiamo avanti. No, acceso. Ok. Perché non l'ho acceso, se non c'era nessuno non lo accendo. Perché... Ok. Quindi abbiamo visto 16 anni, cioè 14 anni la patente M, a 16 anni la patente A1 che copre la patente M, quindi con la patente A1 posso guidare anche i veicoli che posso guidare a 14 anni perché sono di minore potenza. Con
Cosa posso guidare quindi a 16 anni? Posso guidare tutti i veicoli che abbiamo visto prima, quindi ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, ciclomotore a quattro ruote, perché sono più piccoli. In più, posso guidare le motociclette, quindi non parliamo più di ciclomotore, ma già di motocicletta. Caratteristiche però, cilindrata massimo 125 cm cubi, potenza massimo 11 kW, ok? Quindi abbiamo aumentato senz'altro la potenza, abbiamo aumentato la velocità di questi veicoli. Per quanto riguarda la velocità non c'è un limite massimo come per quanto riguarda il ciclomotore. Per il ciclomotore c'è un vincolo sulla velocità che era 45 km orari, per le moto non c'è. C'è una, diciamo, una limitazione sulla cilindrata e sulla potenza. Poi posso guidare i tricicli, però vedete non sono più tricicli leggeri come quelli per i ciclomotori, che questi qui hanno le stesse caratteristiche, 50 cm cubi, 45 km orari, solo che invece di essere a due ruote erano tre ruote e questo quattro. Quindi sono già di velocità anche qui decisamente maggiore e abbiamo come limite i kilowatt che devono essere 15 kilowatt massimi rispetto a quelli precedenti che erano 4. E possiamo guidare macchine agricole. Attenzione, devono rientrare nei limiti di emissione di massa del motoveicolo, poi vedremo. Comunque sono quelle macchine agricole che usano, se fate caso, quelle che tagliano l'erba nei giardini, quelle piccoline, non quelle grosse. Quindi i quadricicli non leggeri, anche se sono dei motoveicoli, non possono essere condotti con questo tipo di patente. Infatti vedete che sono scomparse i quadricicli con le macchinine, perché quelle leggere potevano essere guidate con la patente AM. Quelli più grossi, perché ci sono quelli più grossi che poi vedremo, necessita la patente B1. Quindi, ricapitolando, patente A1, mi copro la patente M, 16 anni, patente A1 che posso guidare, motocicli, con o senza carrozzetta, cosa vuol dire? Con il sidecar, la carrozzetta di fianco, il sidecar o meno di fianco. Cilindrata fino a 125 cm cubi, potenza 11 kW e rapporto potenza-peso non superiore a 0,1 kW per chilogrammo. Ok, posso guidare tricicli fino a 15 kW, posso guidare macchine agricole che comunque abbiano queste dimensioni qua, 2,50 m l'altezza, 1,60 m la larghezza e la lunghezza dall'inizio alla fine 4 metri, quindi proprio quelle piccole, quindi non quelle che si usano in campagna per intenderci. Passiamo a 18 anni. 18 anni ho la scelta, o piglio la patente B o piglio la patente A2. Ci sono dei ragazzi che preferiscono guidare la moto, quindi pigliano la patente A2. La patente A2, essendo di categoria superiore A1 e A M, mi consente di guidare anche quelle che abbiamo visto precedentemente. Cosa cambia rispetto alla patente A1? Cambia solamente le motociclette, che non sono più 11 kW di potenza, ma sono 35. Ok, quindi, mentre prima abbiamo detto 125, 11 kW, qui non mi dà una cilindrata, diciamo. Beppe, ti sento a scatti. E non so, la connessione, però non posso farci niente. Ok. Quindi non mi dà una cilindrata massima, come abbiamo visto prima, mi dà una potenza, quindi massimo 35 kW. Tricicli, vedete che non è cambiato niente, sono sempre gli stessi, fino a 15 kW. E macchine agricole sempre le stesse, quindi rispetto a uno mi cambia solamente la motocicletta. E qui vediamo nello specifico, con la patente di categoria 2 si possono condurre i motocicli con o senza carrozzetta di potenza fino a 35 kW, rapporto potenza peso non superiore a 0,2, mentre prima, se vi ricordate, era 0,1 kW su chilogrammo. Purché non siano derivati da una versione dello stesso modello che sviluppi oltre il doppio della potenza massima. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per guidare molte case costruttrici adottano il sistema di depotenziare per evitare di fare moto diverse con un motore diverso. Utilizzano un motore massimo e con un kit si può depotenziare e portarlo a una potenza massima di 0,2 kW. Quando poi avrò raggiunto l'età di 20 anni o comunque dopo 2 anni o 24 anni lo posso depotenziare, cioè riportarlo nelle condizioni attuali, quindi togliere questo kit, ok? Quindi potenza massima è detto 35 kW.
patente a due, sempre la stessa, nel stesso tipo di tricicli e sempre le stesse macchine agricole. Quindi, ricapitolando di nuovo, motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, tricicli superiori a 15 kW se hai meno di 21 anni, macchine agricole devono rientrare nei limiti di dimensione di massa dei motoveicoli, che sono sempre quelle che abbiamo visto, 4 metri, 1,60 m, 2,50 m la larghezza. Patente A, quindi 20 anni, quindi dopo due anni che ho preso la patente, solamente dopo due anni che ho preso, quindi a 20 anni, posso guidare qualsiasi tipo di moto. Quindi per quanto riguarda le moto senza vincoli o a 20 anni, in quali condizioni per 20 anni? Se io a 18 anni ho preso la patente a 2. Altrimenti, se fosse la mia prima moto, che quindi non ho mai preso nessuna patente e fosse la mia prima moto, per guidare una moto senza nessun limite di potenza devo aspettare 24 anni. Me la concedono 20 anni perché io ho già fatto 2 anni di esperienza sulla moto, quindi so come si guida una moto. Qua invece aspettano 24 anni perché, essendo la prima moto, lui non ha mai guidato, vogliono che le persone siano un pochettino più mature e abbiano un pochettino più di forza. Per quanto riguarda quindi la moto, qualsiasi cilindrata e potenza, non abbiamo più vincoli né sulla potenza né sulla cilindrata come la precedente, perché qui avevamo una potenza massima di 35 kW. Per quanto riguarda i tricicli, abbiamo fino a 21 anni 15 kW, che è sempre uguale, se vi ricordate, fino a 15 kW. Qua, per poter guidare quelli superiori, devo avere 21 anni, e le macchine agricole sempre le stesse. Quattro cicli non leggeri rientrano nel discorso delle patenti B1. Quindi, può essere conseguita a 24 anni con accesso diretto, come, diciamo, prima patente, oppure a 20 anni con accesso graduale da chi è in possesso da almeno 2 anni della patente A2. Si possono condurre i veicoli che si guidano con le patenti AM1, 2 perché sono di categoria inferiore. Quindi posso guidare anche i ciclomotori. Poi i tricicli, abbiamo una limitazione. Ecco, questo qui è un discorso che si dimentica. Comunque, tricicli 15 kW, che è la limitazione prima per la potenza 2, ce l'abbiamo fino a 21 anni. Dopo i 21 anni posso guidare anche quelli di potenza superiore. Le macchine agricole sono sempre le stesse. Ok. Patrick. Falso, non eccezionali. Macchine agricole, quelle piccoline che abbiamo visto. Quelle eccezionali sono quelle che si usano in campagna. Ok? Diana? Te pareva lunga. Allora, aspettate che leggo. Sì, tranquilla. Vero? Falso. No. Con la patente A posso guidare qualsiasi... Ah, ma era la 1? La 2. La 2, ok. Me la devo studiare a memoria, per forza. Adesso sono poi da studiare, certo. Michele. Vero. Vero. Gaia. Falso. Bravissimo. Ah, allora, una precisazione. Per la patente AM devo fare un esame a parte che è diverso dalla patente A1 e B. Quindi una volta che io ho preso la patente AM, l'esame di teoria vale solamente per la patente AM 14 anni. Per le altre patenti, l'esame che a 16 anni dovessi fare di teoria, quello per la patente A1, vale poi per tutte le patenti superiori, quindi vale anche per la patente B. Quindi chi adesso sta pigliando la patente per la moto, a uno che ha 16 anni, sta facendo l'esame di teoria che stiamo facendo adesso, per cui stiamo studiando, a 18 anni avrà accesso direttamente all'esame di guida senza dover più fare la teoria. Una precisazione che non avevo detto prima, ma comunque c'è. Ipter. Vero? Vero, perché la 2 è maggiore a 1 la M. Jonathan, se funziona. Vediamo se oggi sei più fortunato.
No, probabilmente non mi sente. Hai detto allora, ma? Vero? Vero, certo. Potente di categoria 1, 125 di cilindrata. Non ero sicuro della potenza. Uh-huh. È 11 kg, sì. Sono vincolati la 1 sulla cilindrata e sulla potenza. Caterina? Falso. Vero, macchine agricole che entrano in sagoma dei massa di motoveicoli. Quindi i motoveicoli, tutti i motoveicoli, qualsiasi motoveicolo, quindi anche i tricicli che abbiamo visti, le cose devono avere quelle categorie di quindi 1,60 m, 4 metri e 2,55 m. Caterina di nuovo. Falso. Falso, bene. Jonathan, se mi risponde, se no, no, penso che è inutile. Diana. Falso. Vero. È vero. Mi è capitata anche nei test questo, ho messo falso ed era vero, dovevo ricordarmelo. Mamma mia. Quindi, no, le devo veramente studiare a memoria, non riesco a mantenere, a trattenere i numeri in testa per niente. Ok. Ipter. Falso. Ok. Alberto? Vero. Ok, Michele? Falso. Bene, Diana di nuovo. Falso. Vero. Allora, tutti voi senza nessuna limitazione. Perché fino, se non ho 21 anni, massimo 15 kW. Dopo i 21 anni posso guidare tutti quanti. Ok. Patrick, che ce l'abbiamo qua? Falso, perché la M non mi consente di arrivare, anche solo da 3 anni, arrivare a 11 kW. Ok. Proseguiamo. Dov'è? L'ho perso. Ok, bene, patente B1, che è una patente che è da poco che è apparsa, sarà 5 o 6 anni, non c'era prima. Perché non c'era? Perché la patente B1 è una patente che piglio sempre a 16 anni al posto della patente A1 e mi consente di guidare i quadricicli, quelli non leggeri, quindi non quelli piccolini che guido a 14 anni, che hanno 50 km/h di velocità, cioè 45 km/h di velocità e 50 cm cubi, ma quelli che possono arrivare fino a 80 km/h, ok? Quello che abbiamo noi, che corre a motore elettrico, comunque arriva a 80 km/h. Per cui a 16 anni posso scegliere, c'è molti ragazzi che preferiscono, soprattutto le ragazze, piuttosto di guidare una moto che è scomodo perché è più freddo, ti bagni quando piove, è più pericoloso, perché in effetti su una moto anche se è più divertente, però è più pericoloso perché sei sempre su due ruote, qua bene o male è come una vettura piccolina, quindi sei protetto dalla pioggia, dall'aria e anche sei su quattro ruote. Per cui a 16 anni mi copre anche le patenti che abbiamo visto prima per quanto riguarda la M. Quindi non mi copre le patente per la moto, perché sennò non ci sarebbe diversità. Quindi posso solamente guidare i ciclomotori, quelli che copro a 14 anni. E in più mi dà anche la possibilità, in questo caso, che è sempre un quadriciclo però aperto, quelli che si chiama quad. Obbligo del casco, chiaramente, qua, sia chi guida che passeggero, e comunque non possono circolare sulle strade extraurbane principali e non possono circolare in autostrada, quindi solamente sulle strade urbane in città o su quelle extraurbane secondarie.
possono portare entrambi i passeggeri, se sono omologati per due, chiaramente possiamo metterci passeggeri. Quindi consente di guidare alcuni tipi di quadricicli, quindi non tutti ma alcuni, e tutti i ciclomotori. Ok. Diana? Vero. Oh, bene. Michele? Falso. Benissimo. Alberto? Falso. Certo. Caterina? Vero. Ipter? Vero. Gai? Falso. Bravissimo. Patrick, qua da me. Bravissimo. Patrick di nuovo, dai. Falso, perché solo quelli che si possono guidare con la potenza M sono finiti. Ho okay. Fatto tutto giusto, tranne l'ultimo che c'era tanti numeri. Allora, e siamo arrivati alle patenti, penso che siano quelle che interessano a voi, soprattutto la patente B. Con la patente B abbiamo la possibilità di guidare un mucchio di veicoli, quindi non solamente l'auto. Allora, prima di tutto 18 anni, mi copre anche la patente AM, A1, qui non me lo dice, ma anche B1. Ok, quindi la patente B posso guidare anche quello che è previsto con la patente B1, cioè i quad e i quadricicli non leggeri. Ok, poi quindi consente di guidare i ciclomotori e ciò che possiamo guidare con la patente A1, chiaramente solamente in Italia, non all'estero. Quindi motocicli fino a 125 cm cubi, 11 kW. Tricicli superiori a 15 kW solo se si è compiuto 21 anni, altrimenti 15 kW, quadricicli di qualsiasi tipo, quindi quelli che abbiamo visto con la patente B1, quindi non solo quelli piccolini ma anche quelli grandi. Attenzione, anche qui per quanto riguarda le motociclette, massima cilindrata consentita con la patente B, è solo in Italia, se andate in Francia con la patente B non potete guidare nessuna moto, attenzione. Quindi con la patente B potete guidare motociclette fino a 125 cm cubi. Ok. Andiamo nello specifico per le autovetture. Allora, patente B, 18 anni, posso guidare le autovetture, quelle che noi comunemente chiamiamo macchina. Abituatevi poi al termine tecnico autovetture, perché il codice della strada le distingue in autovetture. Caratteristiche dei posti, massimo 9 posti compreso il conducente, quindi non possono essere di più di 9, 10 posti sono già autobus, quindi 8 più 1, 8 più chi guida. Poi non è finito, ma abbiamo appena iniziato, posso guidare gli autocaravan, i camper, anche qui attenzione che viene definito, ma c'è anche scritto camper, ma comunque viene definito anche autocaravan. Però attenzione, limitato fino a 3,5 tonnellate, è limitato, qui non lo dice, non ci sono domande, comunque al massimo sono 7 posti, non possono essere più di 7 posti, compreso il conducente. Però, ripeto, qui non ci sono domande. Poi possiamo guidare gli autocarri, quindi quelli che noi chiamiamo camion normalmente, vedete 3,5 tonnellate, 3,5 tonnellate è il limite massimo consentito come portata a pieno carico. Quindi sia per quanto riguarda gli autocaravan, sia per quanto riguarda gli autocarri e sia per quanto riguarda anche le autovetture, quindi fino a 9 posti e 3,5 tonnellate sempre. Poi possiamo guidare le macchine agricole, quelle che noi chiamiamo trattori, però il termine corretto è macchine agricole,
che sono quelle che si usano in campagna, per cui è una macchina di vicolo. Ok, sia anche quelle tutte eccezionali. Quelle eccezionali vuol dire quelle grosse, tipo le Mettitre Beatrice, non so se avete presente, quelle che tengono tutta la strada quando sono per la strada. Quindi non c'ho limiti come con la patente A1, che erano quelle piccoline. Okay? Se vi ricordate da 4 m x 2,60 m x 2,55 m. Qui anche quelle bestioni grandi possono circolare su strada se sono targate o immatricolate. Ma non è finito, posso guidare anche o utilizzare le macchine operatrici, però attenzione, mentre queste sono eccezionali, quindi senza nessun limite di sagoma e di massa, queste qui, quelle non eccezionali, praticamente quelle che si vedono quando ci sono i cantieri che scavano qui adesso per mettere i tubi, per mettere tubi del telefono, cose, quelle piccoline piccoline, chiamate anche Bobcat o mini escavatori. E con la patente B li posso guidare tranquillamente. È chiaro che prima di guidare dovrei provare un pochettino. Una domanda, sì. Ma per quelle macchinine lì, io le chiamo macchinine, le macchine operatrici, non serve il patentino apposta? Allora. Sì, queste. Esatto, per poter circolare su strada se sono targate basta la patente, per poter lavorare ci vuole il patentino che è un attestato che uno ha fatto un corso per saper utilizzare, ok? Quindi però non rientra nel discorso della patente, la motorizzazione... Ah ok, no, ma perché si chiama patentino, quindi sì, si chiama patentino giustamente, però è più che altro una abilitazione per dire che ho fatto un corso a livello di sicurezza, quindi so come si lavora. Ci sono questi, ci sono le autogru, ci sono i cestelli, anche quelli per i traslochi, che sono tutte macchine operatrici, chiaramente più grosse, e hanno necessità, visto che la parte proprio di lavoro e tecnica di questo attestato che uno ha frequentato un corso per capire come funziona. Ma per poter circolare su strada, quindi senza lavorare, senza scavare, senza spingere, quindi vado solamente avanti e indietro, basta la patente B. Ok, grazie. Niente. Poi non abbiamo finito, perché con la patente B posso trainare un rimorchio leggero fino a 750 kg. Il rimorchio leggero vuol dire che la portata massima di quello che pesa il rimorchio più quello che posso caricarci sopra sono 750 kg. Adesso non lasciate influenzare dalla fotografia perché un carro e un robot pesa di più. 750 kg potrebbe essere un carrello per le moto. Con due moto sopra forse li superiamo anche. Con una moto ci stiamo dentro. Quindi sono proprio rimorchi piccolini. E insieme appunto con la patente B posso agganciare un rimorchio fino a 750 kg. O in alternativa, perché può capitare appunto che uno abbia un rimorchio più pesante di 750 kg. Perché ripeto, quello della moto è piccolo, pesa 750, ma un rimorchio è già più grosso, già che devo caricare, che ne so, una macchina, quelli che trasportano i cavalli, che sono decisamente più grossi, più pesanti, 750 kg, li posso guidare a condizione che la massa, quindi la massa, il peso complessivo della mia auto, più il peso complessivo del mio rimorchio, non superi 3.500 kg, 3,5 tonnellate. Vedete che 3,5 tonnellate si ripete. Ok, in queste condizioni, nel primo caso, arriviamo fino a 4.000, se rientriamo ai 750 kg, possiamo arrivare qua complessivamente a 4.250 kg. Perché? Perché abbiamo detto, la nostra motrice, adesso che sia un'auto, che sia un autocarro, non ha importanza, motrice vuol dire quello che tira, abbiamo detto che può essere fino a 3.500 kg. Quindi io ho questa motrice qua che pesa fino a 3,5 tonnellate, ci posso agganciare un rimorchio fino a 750 kg, complessivamente arrivo a 4.250. Però se il mio rimorchio pesa più di 750 kg, non posso superare le 3,5 tonnellate del peso della motrice più il peso del rimorchio. Attenzione comunque che dobbiamo sempre considerare che io con la mia auto non posso trainare, anche se nel quiz non lo dice, non posso trainare un rimorchio che pesa più della mia auto. Quindi se la mia auto pesa 1.000 kg, ad esempio una Panda che non arriva a 1.000 kg comunque,
mettiamo che arrivi a 1000 kg, io potrò trainare solo un rimorchio fino a 1000 kg, non posso trainare un rimorchio più pesante se la mia macchina pesa quello, ok? Quindi questo qui nell'eventualità che non considerando le limitazioni. Tutto chiaro il discorso qua? Poi comunque lo vediamo ancora. Sì. Poi, B96, vi ricordate che vi avevo già detto dei codici armonizzati, che vi hanno detto il codice 01, che è quello per gli occhiali, è un codice armonizzato, vuol dire che è valido su tutto il territorio della Comunità Europea, perché è un codice che viene riconosciuto in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, quindi sono dei numeri che identificano particolari caratteristiche. Quindi B96 mi dà la possibilità, con la patente B, di arrivare di nuovo fino a 4.250 kg con un rimorchio che pesa più di 750 kg. Perché prima abbiamo detto, arrivo a 4.250 kg, che condizioni? Se il mio rimorchio pesa fino a solamente 750. Ma se io ho un rimorchio più pesante e quindi non rientro e comunque supero i 3.500 kg, perché non è detto che io abbia, ad esempio, ho un furgone grosso che per 3.500 kg, il mio rimorchio più pesante arriva a 4.250 kg, mi danno la possibilità, facendo un esame aggiuntivo, perché in questo caso non ho bisogno di fare nessun esame, con la patente B non è richiesto nessun esame aggiuntivo, posso già agganciare il rimorchio. Per avere il codice armonizzato 96 invece devo fare un esame dove devo dimostrare di saper guidare con un rimorchio dove il peso complessivo arriva a 4.250 kg. B96 mi viene rilasciato lo stesso giorno che faccio l'esame per la patente B, faccio prima l'esame per l'auto, poi una volta che l'ho superato aggancio il rimorchio e faccio l'esame con il rimorchio, però lo stesso momento. Poi, non ancora contenti, c'è ancora la patente BE e sta per rimorchio pesante. Infatti, con la patente BE possiamo arrivare a 7 tonnellate, 7.000 kg. Questo vuol dire che posso avere un autocarro fino a 3,5 tonnellate e un rimorchio fino a 3,5 tonnellate. Per intenderci, ad esempio, i giostrai, vedete che chi ha le giostre, c'ha dei caravan belli grossi, d'altronde passa la vita lì, abita lì, quindi non ha una roulotte piccolina, e quindi ha delle roulotte belle grandi, e arriva senz'altro 7.000 kg, per cui hanno bisogno della patente BE. In questo caso la patente BE si può prendere solamente in un secondo tempo, non simultaneamente insieme come la B96. Per quanto riguarda l'esame di teoria non ci sono problemi, perché vedete che abbiamo già fatto precedentemente delle domande sulla teoria. Quindi l'esame di teoria che è dato adesso per la patente B vale anche per la patente BE. Quindi il giorno che io voglio comprarmi un rimorchio più grande non devo più sostenere nessun esame di teoria, ma farò solo un esame di guida. Ok? È tutto chiaro il discorso dei rimorchi. Poi comunque vi mando qualche video come ho fatto per revisione revoca, che ho fatto, vi rimando. Allora, ho già dato io la risposta, va bene. Patrick. Bene, bravissimo. Non andiamo da Diana, che Diana poi sicuramente che sono domande lunghe. Michele. Vero. Vero, perché abbiamo detto con la BS 7.000 kg. Jonathan, proviamo di nuovo. Se Jonathan non mi risponde Iptel. Rispondo io? Sì. Vero? Vero, benissimo. Caterina? Vero?
Falso. Allora, per i primi tre anni del suo conseguimento non consente la guida un'autovettura? No, non c'entra niente. È per i neopatentati questo, l'avevamo anticipato ieri. Come neopatentato, per il primo anno non posso guidare una vettura che supera 55 kW su tonnellata e 70 kW di potenza, ma solo per il primo anno. Per i primi tre anni sarò vincolato per la velocità e per il tasso alcolemico. Ok? Alberto. Vero. Vero, certo. Ha detto contestualmente, quindi vuol dire nello stesso giorno. Diana. Vabbè, sempre lunga ti capita. Vero? Attenzione, massimo 4.000 più 2.000? Non 4.000, eh. Ok. Ah, è 3.500. È perché io avevo fatto la somma, quindi non erano... Mi sono lasciata fregare, ok. Diana di nuovo, dai. Vero? No, falso. Camper, autocarri, macchine agricole, possiamo guidare falso. Solamente autovetture, eh? No. Michele. Falso. Vero? Allora. Danno rimorchio non leggero, oltre 750 kg, però se la somma della motrice più la somma del rimorchio, che quindi anche se pesa di più, rientra nei 3.500 kg, li posso guidare, ok? Aspetta, quindi che la, cioè, la macchina pesa 3 tonnellate e mezzo, col rimorchio no. 4... Attenzione! Allora, se la macchina pesa 3 tonnellate e mezzo, con la patente B posso trainare un rimorchio per 750 kg perché sono già arrivato al massimo. Ma se la mia macchina pesa 2.000 kg e il mio rimorchio pesa 1.500 kg, che la somma della motrice più la somma del rimorchio fa 3.500 kg, quindi 1.000 kg è superiore a 750 kg, però rientro nei 3.500 e li posso guidare anche con la patente B. Quindi la patente B mi dà due opzioni. O il rimorchio leggero fino a 750 kg, o se supera i 750 kg, la somma della massa della motrice più la somma della massa del rimorchio non deve superare i 3.500 kg. Ah, ok. 4.250 kg, quella potete... B96 arriva a 4.250 kg. Non sono l'unica che non capisce allora. Vabbè, meno male. No, no, io. Patrick, guarda me. Ok, non la posso prendere anche dopo, non necessariamente. Ok, rifacciamo un altro giro. Gaia. Vero. Attenzione, massa superiore a 3.500, perché 3.500, se è superiore, supero 7.000 kg. Quindi massa massima del rimorchio 3.500, massa massima della motrice 3.500, posso guidare con la patente BE. Ok? Ok, sì. Gare di nuovo. Falso. Falso perché non abbiamo parlato di patente C1, bravo. Ipter. Vero.
Vero. Ok. Caterina. Vero. Ok. Michele. No, falso. Perfetto. Iana. Falso, perché vai, dice minibus. Esatto, è minibus. Esatto, bravo. E vai, una l'ho indovinata. Allora, di nuovo Patrick. Bravissimo. Diana di nuovo. Falso. Bravissima, vedi che leggendo bene. Michele. Falso. Ok, Gael. Falso. Vero. Allora, BE 3.500 più 3.500, quindi supero i 4.250 kg, perché 4.250 è B96. La BE è il massimo che posso arrivare fino a 7.000 kg. Oh, okay. Oh. Vabbè, scusa, quindi con la BE sono la massa massima dell'autovettura non può essere superiore a 3.500. No, non può essere. Perché abbiamo visto che anche con la patente B, in ogni caso, il limite massimo, gli autocarri con la patente B sono 3.500 kg. Perché se no bisogna della patente C, se fossero di più. Di conseguenza anche la BE che fa parte della patente B non può superare 3.500 kg. Ok. Grazie. Niente. Caterina. Falso. Vero. Contiamo. Un autoveicolo di massa massima autorizzato pari a 3.500 kg che trae un rimorchio di massa massima autorizzata a 1.000 kg arriva a 4.500 kg. Quindi anche con la B96 sarebbe sufficiente perché 4.250. Quindi ho bisogno della BE. Ipter. Falso. Ok. Alberto. Falso. Vero. Patente B, abilita a condurre autovetture trennanti un rimorchio non leggero, quindi oltre 750 kg, però a condizione che la massa complessiva motrice più rimorchio non supera i 3.500 kg. Ok. Alberto. Vero. Falso. Anche a guida di veicoli si posso condurre come patente. Solo a 1 e a 2, cioè a 1, sì, solamente a 1. A M, a 1 e B1 come patente B. Non posso guidare in moto. Gael. Vero. Benissimo. Diana. Falso.
Vero. Bravissima. Patrick, no, sì, Patrick, qui da me. Ok, Caterina. Falso. Bravissima. Jonathan, vediamo se riesce a rispondere stavolta, se proprio... Ma poi c'è il telefonino che non funziona probabilmente, perché non è possibile. Niente, Jonathan non risponde. Alberto. Alberto, rispondi te, va? Falso. Ok. Diana, di nuovo. Falso. Bravissima. Gael. Falso. Falso perché non posso guidare con la patente B tutti i motocicli, ma solo fino a 125 centimetri cubi. Bene, Patrick, qui da me. Bravissimo. Caterina. Falso. Vero, superiore a 15 kW, devo avere 21 anni. Fino a 15 kW mi basta anche, avete visto, 16 anni. Ma se no, superiore a 15 kW devo avere almeno 21 anni. Ipter. Vero. Ok. Michele. Vero. Sì, patente B, anche in macchina agricola eccezionale. Patrick, di nuovo. Falso perché la massima è 4.250, non 6.000. Ipter. Vero. Ok. Caterina. Falso. Bene, sì, falso, falso. Diana. Falso. Falso, perché se un codice armonizzato 96 va vale sul tavolo. Certo. Michele, scusami. Vero. Ok. Adesso io qui ho finito le domande. Ne ho fatte un po' di più, giusto perché questo argomento è un pochettino più noioso perché bisogna studiare tutto a memoria. Per quanto riguarda, adesso non vado avanti perché ci sarebbe adesso la patente B1, no, abbiamo fatto tutto. Abbiamo finito tutto il capitolo per quanto riguarda le patenti, tanto mancano 5 minuti. Vi mando poi un paio di video di nuovo per diciamo ripassare quello che abbiamo visto oggi, con riepilogato tutto quello che sono le varie patenti. Ok? Ok. E ci vediamo stasera se avete voglia, o se no lunedì. Stasera noi. Ma stasera va avanti o... No, no, stasera vi faccio questa. Alla sera ripeto quello delle 14. Ok? Va bene?
Okay. Grazie, ciao. Okay. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Beppe, a stasera. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie Peppe, grazie. Ciao.